Questo programma è offerto da ABBA Luxury Estate. Non ci ferma la festa della Repubblica, sedicesima puntata di Pallavolée, e allora benvenuti a quattro ospiti, perché abbiamo dovuto rivoluzionare un po' la scaletta stasera per un intervento particolare di Mattia Di Gregorio, un avvocato, e quindi tutto dire. Ma partiamo prima, io voglio partire da Monica, perché è giusto partire dall'unica rappresentante al femminile, Monica Lestini, oltre che essere molto bella e anche molto brava. Monica, bentornata, benvenuta, ci fa molto piacere. Grazie perché mille. Praticamente è attraversato tutto l'Abruzzo in più stagioni, in questa in maniera particolare, dal Teramo all'Altino, che sta andando veramente molto molto forte, tocchiamo ferro. E allora la presentazione di Monica Lestini, schiacciatrice dell'Altino Tenaglia Volley, ti saluto e allora passo subito dopo a Massimo Forese, che è il direttore sportivo dell'ABBA Pineto, ci dirà le ultime sull'ABBA, ci dirai tutto Massimo, stasera ci dirai tutto, perché io mantengo la parola, però anche tu devi farlo con me. Poi passiamo a Giovanni Mariotti, che è un dirigente generale, insomma un po' tutto fare come sempre del Gada Volley, Gada Group Pescara 3 Volley. Allora con te parleremo naturalmente, Giovanni, di quello che è il programma estivo, sia pure in maniera sintetica, perché gli spazi sono quelli che sono. Concludo e ricomincio proprio dall'avvocato Mattia Di Gregorio, che è il presidente del comitato territoriale Abruzzo Sud-Est. Ho azzeccato tutto? Mattia, perché è sempre bravissimo, però lo sai che l'avvocato lo faccio nel lavoro, qua faccio l'appassionato del mondo dello sport, quindi i titoli mi piacciono meno, ma ti ringrazio, sì, tutto preciso e tutto perfetto. Però un titolo che serve, perché adesso andiamo già direttamente sul pesante, tra virgolette, perché hai emanato un comunicato in queste ore in cui hai spiegato la situazione legata naturalmente alle difficoltà di impiego delle palestre, dei palazzetti nelle aree di tua competenza, cioè quelle sud-est, provincia di Chieti e provincia di Pescara. Allora, Giacus, diceva qualcuno, dunque, vabbè, è un'accusa, si fa per dire, perché sei stato comunque molto corretto in quello che hai detto. Ripartiamo da te, vai a ruota libera tranquillamente, ti do 5 minuti, guarda, è proprio così cronometrato il tutto, perché hai tante cose da dirci sul fatto che ci sono stati tanti problemi. No, Sergio, grazie mille. Effetto Covid, naturalmente. Sì Sergio, grazie. Io in realtà sono anche molto più veloce dei 5 minuti che tu mi concedi. Dico, sarò anche molto più veloce, perché quello che avevo da dire l'ho scritto sui giornali oggi. La situazione è diventata assolutamente ingestibile. Conosco meno nello specifico la realtà del Comitato Territoriale Abruzzo Nord-Ovest, cioè delle province di Teramo e L'Aquila. Quello che noi sappiamo... Quello che noi sappiamo è che qui da oggi si sta vivendo, cioè da mesi, ormai da 15 mesi, una situazione davvero surreale. Il comunicato cui tu hai citato, che hai citato e cui hai fatto riferimento, oggi ha un po' sortito gli effetti sperati, perché per la prima volta, oltre ad aver lanciato un grido d'allarme, cosa che più volte sia io che le associazioni del territorio abbiamo fatto, ho deciso di metterci la faccia, nel senso di fare nomi e cognomi. Di fare nomi e cognomi dei sindaci, dei presidenti delle province, quindi degli amministratori locali, di quelli che fanno funzionare le cose e di quelli che invece le cose purtroppo ad oggi devo dire che non le fanno funzionare. Abbiamo una situazione paradossale in cui per fortuna, e dico per fortuna, ci sono alcuni sindaci e alcuni comuni come quello di Pescara, come Montesilvano, come Francavilla, ma cito loro semplicemente perché sono le realtà più grandi dal punto di vista della popolazione, in cui le cose funzionano, perché per fortuna hanno ridato le palestre alle nostre associazioni. La provincia di Pescara e la provincia di Chieti ad oggi, a distanza di 15 mesi dall'inizio della pandemia, sono ancora ferme sulle loro posizioni. Pescara addirittura, e abbiamo qui Giovanni Mariotti, che è un rappresentante di una società importante di Pescara, sa benissimo che tutti gli impianti provinciali sono fermi, non sono stati assegnati, quindi non stiamo neanche facendo una questione economica o oraria. L'ente provincia di Pescara da 15 mesi a questa parte non concede l'utilizzo delle palestre scolastiche.
Posso comprendere l'inizio, posso comprendere il lockdown, posso comprendere le zone rosse, ma come ho scritto, in un momento in cui in Italia io sto al mare, Giovanni sta al mare, stiamo riprogrammando l'apertura delle discoteche, cioè ipotizzare che i nostri atleti non possano entrare in palestra è assurdo. Chieti ha fatto la classica cosa all'italiana invece, cioè ha detto io le palestre te le do, però tu ogni fine allenamento mi devi presentare la certificazione di una ditta specializzata che attesti la sanificazione dell'impianto, che vuol dire 200 euro ad allenamento, e tra l'altro la provincia quando ti dà la palestra non ti dà mica l'attestato di avvenuta sanificazione della scuola che l'ho usata la mattina. È chiaro ed evidente che la situazione è assurda. Idem il comune di Chieti che non dà le palestre, idem il comune di Lanciano che non dà le palestre, appunto perché sai che non ho peli sulla lingua e quindi mi piace fare i nomi e i cognomi. Arrivato a un certo punto siamo drammaticamente fermi. Se guardi, e so che tu le vedi perché ti occupi del nostro mondo, anche i campionati giovanili che noi stiamo disputando, siamo riusciti come comitato a tenere botta, ma l'80-90% delle attività si fa tra Pescara, Montesilvano, Manoppello, perché una volta che ti spingi a sud di Francavilla e Ortona l'attività è tutta ferma, e non è sicuramente ferma per colpa delle società che non sono impazzite, ma è ferma sicuramente per un meccanismo che non funziona. E allora, posto che la pallavolo necessita di un palazzetto per giocare e non è una partita di burraco che io e Giovanni Mariotti ci facciamo al mare a Pescara, è evidente che questa situazione va risolta. Ci sono delle scelte degli amministratori assolutamente schizofreniche da questo punto di vista, dopo mesi e mesi di mail e di attese io mi sono sentito di fare questa lettera che per fortuna i giornali oggi hanno recepito, perché il centro l'ha pubblicata, perché tu mi hai chiamato, perché Rete 8 ci ha intervistato, perché il mondo dell'informazione si sta interessando anche a questo aspetto. Ovviamente io non sono un politico, a me grazie a voi dell'informazione importante in questo caso TV6, anche la politica ovviamente si faccia carico di risolvere questo problema, in questo caso TV6 si faccia carico di risolvere questo problema, noi siamo felici e contenti. È chiaro che è arrivato il momento, sappiamo che la stagione agonistica è praticamente quasi alle porte, mi interessa poco risolverla per questa stagione che ormai volge al termine, adesso non possiamo quasi far più niente, ma questa situazione la dobbiamo affrontare oggi, non la possiamo affrontare a settembre, perché se la affrontiamo a settembre le società avranno questo problema anche per tutta la prossima stagione agonistica. Quindi questa è il grido d'allarme, questa è la richiesta che io faccio a voi organi di informazione, come giustamente detto, in questo caso sono contento che questa emittente ci abbia concesso spazio per questo, spero che non si abbatti l'attenzione su questo argomento. Monica è un atleta, Massimo e Giovanni con ruoli diversi stanno nel mondo delle società e sanno quanto entrambi sanno quanto questo argomento sia di fondamentale importanza per la programmazione della loro attività. Tutto qua. Ecco Mattia, sei stato bravo a sintetizzare, naturalmente è chiaro che l'hai detto tu stesso, ci ho messo la faccia, ce la stai mettendo tuttora e noi ci aspettiamo che ci sia, che sia questa una sollecitazione per gli addetti ai lavori che rispondano pure, perché siamo per un dibattito apertissimo. Ci mancherebbe, però batteria scarica. Era com'è? No, è Giovanni che parla di sottofondo. Era giusto. Giovanni, volevi dire qualcosa tu? No, niente, sì, cioè è indispensabile che le palestre siano utilizzabili, perché noi non possiamo programmare l'attività per l'anno prossimo. Quello che ha detto Mattia è sacrosanto, proprio sacrosanto. Io tutti i giorni parlo con la provincia, non per oggi ma per settembre, e non si sa che cosa abbiano deciso ancora di fare, in che maniera e a che condizioni anche. Anche perché credo che la tua società, come tutte le altre abruzzesi e non solo abruzzesi, abbiano il rispetto estremo del protocollo, come giustamente sottolineava lo stesso Mattia, cioè tanto se si gioca in un campo non si vede il motivo per cui non si possa giocare in un altro, e poi tante attività, ma tutte quelle al chiuso non avrebbero svolto la stagione agonistica senza il rispetto dei protocolli. La cosa più contraddittoria è che adesso le palestre e le scuole stanno usando, quindi se le usano le scuole, per quale motivo non dobbiamo usarle noi il pomeriggio? Con le dovute precauzioni, come hai detto tu, certo, per quale motivo? Sei d'accordo Mattia? Credo che
Guarda Sergio, assolutamente sì, è una, da questo punto di vista è una follia allo stato puro. Io comprendo, come ho scritto nel comunicato, cioè amministrare non è semplice, ci sono stati momenti davvero difficili e davvero drammatici, ok? Adesso sono passati 15 mesi dall'inizio di tutto questo. Cioè i protocolli della Federazione Italiana Pallavolo sono molto 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 più stringenti rispetto ai protocolli che hanno le scuole al loro interno per svolgere la loro normale attività scolastica, perché quando gli alunni la mattina vanno a fare attività sportiva dentro la palestra, non ci credo mai nella vita e non esiste da nessuna parte che arrivi tra un turno, tra un orario e un altro, quando cambia la classe, una ditta specializzata a sanificare la palestra, a sanificare i banchi, ogni piccolo schizzo di saliva o di sudore che è caduto sul pavimento. Allora, se non funziona così per la scuola, non può funzionare così neanche per le attività sportive. È una questione di assunzione di responsabilità. Amministrare, come ho scritto nel comunicato, vuol dire assumere delle decisioni che siano realizzabili. Che tu non, le decisioni non le assumi perché dici tanto è tutto chiuso, questo non vuol dire amministrare. Questa è una classica cosa all'italiana, che te ne lavi le mani, dici tanto è tutto chiuso, tanto io faccio il dirigente dell'ente provincia, chi se ne frega perché c'è un contratto a tempo indeterminato con la provincia e nessuno mi toglie. Le province non servono a niente, nel senso che non hanno un rapporto elettorale diretto con il cittadino, quindi mentre il sindaco tutto sommato un po' dice ok, io c'ho il mio cittadino che mi vota, l'ente provincia non gliene frega niente, e questo è il risultato. Sai Sergio che io, a differenza di qualche altro presidente o soggetto tra virgolette politico, anche federale, di peli sulla lingua, ne ho sempre avuti ben pochi, e mi piace assumermi anche la responsabilità di quello che dico, ma ho capito dopo tanto tempo che se non facciamo nome e cognomi, non usiamo questi toni, non gli diamo a tratti degli incompetenti, non andiamo da nessuna parte. Io mi assumo la mia responsabilità e spero che grazie a questi toni forti che io sto utilizzando, qualcuno come me ci metta dal canto della politica, ci metta la faccia e che mi risponda, e che magari sono anche disponibile a, se tu lo sarai e tu giornalisticamente lo so che lo sei, a intervenire insieme, ad avere un dibattito, a capire qual è il problema di questa, e cercare soprattutto le soluzioni. Io non sono contro nessuno, noi chiediamo soltanto soluzioni. Quello che è stato, adesso offriteci dopo 15 mesi le soluzioni a un problema. Non per me, io una società che ce l'ho, ma gli altri tre ospiti, voglio dire, chi da atleta e chi in altri ruoli in una società ce l'hanno, ed è giusto che faccia un'attività. Bene, l'unica cosa che non è andata bene è che si è andato oltre 5 minuti, comunque dai, ci facciamo una battuta. Chiedo grazie scusa. Mattia, no, era soltanto una battuta. Grazie mille, Gregorio, speriamo che, a tutti, che vada a buon fine, che ci sia Monica e agli altri ospiti. Grazie Mattia, ti liberiamo tranquillamente, anche perché hai molto da fare, altro che giorno della festa della Repubblica per te. Per quanto riguarda il resto, ci colleghiamo, ecco, siamo di nuovo con gli altri amici e ospiti, e speriamo di avere delle risposte su questa sollecitazione piuttosto approfondita di Mattia Di Gregorio, presidente del Comitato Territoriale Abruzzo Sud-Est. Naturalmente stiamo parlando di pallavolo. Risposta fattiva, soprattutto questo. Siamo disposti ad accettare e ad ascoltare tutti gli interventi che seguiranno. E allora noi andiamo ai titoli, ripartiamo dai titoli che sono dedicati inevitabilmente all'Altino, mi sembra giusto, perché abbiamo detto l'altra volta che è l'unica sopravvissuta delle nove abruzzesi. Sua Altinezza Reale, sei a un passo dalla finale, testa, tecnica e cuore, blitz di immenso valore. Non solo, ma andiamo oltre, e c'è la seconda parte, eccola qui che arriva, dedicata alla nostra ospite, al suon di fisarmonica, l'attacco è forza atomica, tra muri schiacciate e tocchi fini, nessuno può fermare la Recchini. Stai sorridendo. Beh Monica, quando sei di vena, la giornata giusta, non ti ferma nessuno, e naturalmente hai tanto passato di altissima qualità alle spalle. Soddisfatta per i titoli? Ah sì, assolutamente. Assolutamente, diciamo, rispecchiano esattamente quello che è successo, che siamo le uniche sopravvissute, sì. E che domenica ero particolarmente ispirata. Com'è che domenica? Ero particolarmente ispirata. Ah sì, particolarmente ispirata, sì. Sei stata determinante, poi naturalmente ne parleremo nel dettaglio nella seconda parte. Adesso noi giriamo la parola al nostro Massimo Forese, ci deve parlare del Pineto, non prima però di aver ricordato che Felice Sette, giocatore dell'Impavida, è finito al Cantù.
Ci sono diverse richieste per i giocatori dell'Impavida, la cui sorte è legata alle prossime ore anche a una risposta del Consiglio di Amministrazione di Vinicitra, perché domani dovrebbe esserci, usiamo sempre il condizionale, questo Consiglio che dovrebbe ratificare un'eventuale richiesta da parte della Sieco Impavida Ortona per proseguire nella sua storia, arrivare al decimo anno consecutivo di A2. Ce l'auguriamo, ci sia una risposta positiva, ce l'auguriamo tutti, anche se non è semplice la situazione. Una porzione di quello che dovrebbe essere il budget è stata assemblata anche in prima persona dal sindaco, ma occorre altro per garantire iscrizione, squadra e soprattutto continuità. Le cose vanno decisamente meglio a Pineto, dove Massimo ti abbiamo un attimo accantonato, ma tu capisci anche la necessità e l'urgenza di parlare di queste problematiche che riguardano tutta la regione. Abbiamo visto contestualmente anche una partita di Serie C, l'ultima che abbiamo seguito. Per quanto riguarda il... Guardano anche noi comunque. Come? Riguardano anche noi, perché anche noi abbiamo avuto varie difficoltà quest'anno. Ah, per i palazzetti, le palestre? Sì, palazzetti, quindi, settore stiamo giovanile. Parlando dell'Abruzzo di Nord-Ovest, delle province di Teramo e L'Aquila, chiaramente, sì, perché stai parlando del Pineto. E questo non può che dispiacerci. Certo, non sarà il problema soltanto dell'Abruzzo, ma no, in quanti luoghi d'Italia, un po' dappertutto, i timori si capiscono pure da parte certe volte degli amministratori, però bisogna pure andare incontro a altre esigenze per non abbandonare lo sport di base, che è fondamentale soprattutto in un periodo in cui i ragazzi adolescenti stanno vivendo un momento veramente drammatico, forse ancor più di quelli che hanno più della loro età, anzi sicuramente. E allora, forza Pineto, dunque ripartiamo dall'allenatore, l'abbiamo già detto, però raccontaci un po' che cosa state facendo, che cosa avete intenzione di fare. Voglio nome, cognome, indirizzo e tutto il resto dei nuovi arrivi, perché la squadra è stata praticamente smobilitata. Sì, diciamo che la squadra è stata smobilitata non per nostra volontà, diciamo che dopo il campionato fatto questa stagione comunque tutti i nostri ragazzi hanno avuto offerte anche da categorie superiori, quindi è stato difficile provare a trattenerli, ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti e quindi abbiamo deciso di cambiare, la guida tecnica affidandola a Daniele Rovinelli, che è stato con noi lo scorso gennaio 2020 e febbraio, prima che la pandemia bloccasse il campionato di Serie B. È durato poco per colpe non sue, ovviamente. Esatto, sì. Siamo convinti che è un allenatore che può darci molto, sia nel lato tecnico, soprattutto umano. E la società si è riunita dopo l'uscita di scena con Motta in semifinale playoff e niente, ha deciso di cambiare rotta e di comunque sia di costruire una squadra importante che proverà a essere la protagonista del prossimo campionato di A3. Il primo acquisto è già stato ufficializzato ed è un bel acquisto, che è quello di Matteo Bertoli, che siamo riusciti a riportare in Abruzzo. Stiamo lavorando su altri biennale, anche su altri... Vero? Un biennale per Bertoli, giù? È un biennale per Bertoli, esatto? È un biennale, sì, in un caso di promozione, sì. Sicuramente ripartiremo anche dal nostro palleggiatore Mattia Catone, che è l'unico pinetese in squadra che avevamo quest'anno. Abbiamo deciso di puntare su un opposto straniero che verrà ufficializzato nei prossimi giorni. Non ci vuoi dire chi è questo opposto straniero? Se io dico Link? Sì, è un opposto svedese, sì. Sì, abbiamo deciso di puntare su questo posto svedese, che quest'anno era Sabaglio, comunque un posto buono per la categoria. Domani mattina verrà ufficializzato il libero che arriva dalla Superlega. Giuliani? Mi stai anticipando tutti i nomi.
Senti, scusa, ti taglio un attimo velocemente. Abbiamo visto inquadrato poco fa, dalle immagini montate da Roberto Scaricaciottoli, che ringrazio, Rosichini. La domanda è inevitabile. Come mai Rosichini no, visto quello che ha fatto di buono, non soltanto quest'anno, ma insomma ha lavorato tanto bene? C'è stata una scelta particolare? No, è stata semplicemente una scelta tecnica. Non c'è... Riconosciamo il merito del lavoro di mister Rosichini e il campionato fatto quest'anno con le 11 vittorie, comunque con l'uscita di scena in semifinale playoff, però abbiamo deciso di cambiare, dato che sapevamo che gran parte della squadra cambiava, perché comunque ci sono state richieste da categorie superiori per molti atleti, e quindi abbiamo deciso proprio di fare un cambio e puntare su una squadra che stiamo allestendo, che è un mix tra giovani e, diciamo, atleti un pochino più esperti. Allora, stavi dicendo dell'arrivo del libero, sì. Quindi tutto ciò fa presupporre che anche Cappio non sarà più. Sì, no, Cappio non resterà più del Pineto, dell'Abba Pineto il prossimo anno. Ancora a livello di centrali, quindi Trillini via. Trillini via perché è andato ad Aversa. Abbiamo preso un ragazzo un giovane molto interessante che giocava in Serie B, che verrà ufficializzato la prossima settimana, e stiamo lì sui centrali, stiamo ancora lavorando. Stiamo cercando anche un paio di bande, siamo in trattativa su un paio di bande da affiancare a Bertoli, insomma. Visto che hai citato Bertoli, che è ex Impavida, dall'Impavida qualche arrivo? Per esempio Marinelli? Sergio, potrebbe essere. Come dici, è uno dei sogni di mercato, però il mercato oggi come oggi non è semplice, perché soprattutto in A3 quest'anno ci sono molte squadre che si vogliono attrezzare per fare un bel campionato, come Aversa, come Grottazzolina, come la stessa Alessano. Quindi rispetto alla scorsa stagione il mercato è molto difficile. Da quando abbiamo finito il campionato non smetto di lavorare, e credimi, è molto difficile, perché ci sono squadre che sono partite in quarta per allestire una squadra competitiva, tutte vogliono fare bene. Dovremmo essere 28 squadre contro le 24 della scorsa stagione, quindi il livello si alza, i giocatori dalla 2 scendono anche in A3. Noi proveremo a dire la nostra, sperando che saremo bravi a scegliere i giocatori più adatti e funzionali al nostro progetto. Massimo, abbiamo ancora 3 minuti con te, poi ti possiamo anche congedare. Tu hai citato Alessano, si parla anche di un possibile arrivo dall'Alessano, per esempio un palleggiatore? No. Leoni? Palleggiatore sarà Mattia Catone, e poi a fianco ci sarà un giocatore di esperienza, si contenderanno il posto, diciamo, ecco. Ma non ti ho fatto tirare fuori neanche un nome, lo devo fare io con la speranza di azzeccare qualche cosa. Comunque, vabbè, quello che è detto è detto. Diciamo che siamo in pieno mercato, quindi ecco, fin quando non ci sono le chiusure. Sì, ma io devo aspettare una settimana, capisci? Cioè, pallavolo c'è soltanto il mercoledì, mica c'è tutti i giorni. Ma sicuramente già mercoledì prossimo ci saranno molte più basi. Sì, ma dove saranno uscite le cose sui giornali non servirà granché, quindi almeno facci uno solo. Stiamo lavorando comunque su un pacchetto atleti di 20-25 ragazzi, perché come ti ho detto, Catone sicuramente resterà con noi, ma gli altri stiamo vedendo, stiamo facendo tutte le varie valutazioni del caso, insomma. Sì, però non hai detto ancora niente. Ho detto allora, che intanto c'è Bertoli, c'è Catone, abbiamo preso Link, l'hai detto tu, e te l'ho confermato. Stiamo lavorando su altre situazioni. Il libero domattina esce, e l'ho confermato pure io, che sarà sarà Ludovico Giuliani, che arriva da Ravenna, e quindi sì, tra l'altro andiamo avanti. Una bella carriera Giuliani, come sappiamo. Insomma, restano le ambizioni, quelle che abbiamo sempre sottolineato, lo puoi confermare. Guido Abbondanza vuole andare in A2, detto in maniera esplicita. Assolutamente sì. Vogliamo e proveremo a fare il nostro meglio, sperando
come ho detto prima, che avremo fatto un buon mercato e le cose andranno bene, sperando nel pubblico, sperando in tante cose, nella fortuna, perché comunque vincere un campionato oggi non è mai semplice. Senti Massimo, io torno un attimo sul campionato passato, perché io sono ancora molto arrabbiato, tra virgolette, arrabbiato come penso tu, pure lo immaginavo, perché a ripensarci sareste potuti tranquillamente andare voi in Serie A2 anziché il Motta o qualche altra squadra. Con tutto il rispetto per chi ci è andato, naturalmente, che ha meritato. Sì, assolutamente. Noi abbiamo avuto rimpianti, eravate lì e avevate tutti i mezzi per farcela. Non ce l'avete fatta. Sì, abbiamo avuto le occasioni per farlo, sia in gara 1 che in gara 3, soprattutto in gara 1, però ecco, diciamo che la squadra fuori casa non ha espresso il gioco che si è visto in gara 2. Vuoi un po' per la giovane, magari per l'inesperienza di giocare certi tipi di partite, vuoi perché magari anche loro in casa soprattutto sono stati molto bravi nel fondamentale della battuta. Dovevamo crederci di più, perché sinceramente loro hanno meritato di vincere nelle tre partite, loro hanno giocato meglio di noi, loro hanno vinto anche la finale con Macerata, però noi potevamo dire la nostra, e in finale credo che potevamo essere noi, diciamo, i promossi. Adesso non è andata così, faccio il tifo per Altino, almeno ecco, bravo, vale la pena. Faccio il tifo per Altino, speriamo, dai, speriamo di avere un'altra squadra in Serie A l'anno prossimo. Sono veramente tutte belle e brave ragazze quelle dell'Altino, e meritano anche loro di arrivare in finale, e così magari faranno da traino per il Pineto per la prossima stagione. Un Abba Pineto, e chiudo con te e passo alla pubblicità, un Abba Pineto che ti ha dato anche la possibilità, sul piano personale Massimo, voglio concludere con una tua battuta, di fare questa esperienza. Sei gratificato da tutto questo movimento e soprattutto dal fatto che il presidente ha parlato molto bene di te, che avresti operato molto bene sul mercato, mi riferisco alla precedente stagione, quella in corso naturalmente deve essere ancora valutata. Sì, io sono onorato di rappresentare comunque questa società nella mia città, in una squadra, in una società dove sono partito dalle giovanili, dove ho fatto la Junior League, dove mi sono allenato con la squadra quando ero in A2, dove comunque sia ho giocato. E sì, purtroppo noi ti ricordiamo come giocatore, chiaro. Purtroppo per vicissitudini sia a livello fisico che non mi hanno permesso più di giocare, sia a livello lavorativo, perché io, per me la pallavolo è soprattutto un hobby, ma lo faccio, diciamo, come secondo lavoro. Ho un'attività dove comunque mi, durante la settimana mi distingo, quindi è un impegno, ma lo faccio volentieri, lo faccio soprattutto per la società, per comunque per le amicizie che si sono create con il presidente e con tutta la società, e perché tengo appunto a questa squadra e questa società. Grazie Massimo Forese, grazie a forza Abba Pineto per la prossima stagione. Naturalmente ti ricontatteremo per darci notizie fresche e definitive, e vedere, prima che concluderemo il ciclo delle nostre trasmissioni, un Abba Pineto già al completo, nel senso che ci fa pure la rima, nel senso che c'è una rosa definita prima ancora di cominciare il mese di luglio. Bene, grazie al direttore sportivo. Grazie a voi. Adesso c'è uno stacco. Un saluto a tutti. Grazie a voi, un saluto a tutti. Bene, riprendiamo, c'è un ampio spazio dedicato all'Altino, però voglio cominciare da te Giovanni, perché tu Monica la conosci bene. Stavo parlando prima con Monica, che non dimenticherò mai il primo torneo. Ci abbiamo dovuto registrare al mare per farti intervenire, peraltro. Vai. Il primo torneo di minivolley con Monica a Francavilla, che mi disse, dopo che aveva vinto una coppa lì al torneo di minivolley, mi disse: io rimango a giocare con te solo se tu mi farai giocare in nazionale. E dopo così è stato, perché lei è andata a Roma e ha giocato nazionale pre-juniores. E, insomma, si è fatta una bellissima esperienza. E comunque un grande merito a Monica e anche un grandissimo in bocca al lupo, e speriamo che ce la fanno, così avremo la Serie A Pescara, che sarà di traino un pochino a tutto il movimento. No a Pescara, in tutto l'Abruzzo, perché rappresenterebbero veramente un'intera regione. Certamente, tutto l'Abruzzo ci mancherebbe, è il minimo che possa fare l'Altino, perché insomma è una bellissima società che rappresenta un'intera regione.
E mi sembra giusto che venga sottolineato questo particolare. È l'orgoglio dell'Abruzzo, giusto Monica? Eh beh sì, diciamo una società che da tanti anni opera nel settore femminile, perché certo. Credo che l'Altino abbia solo il femminile, no? E sono svariati anni che stanno arrivando ai playoff, purtroppo fermandosi sempre in semifinale. E coltivano anche un bel settore giovanile, il presidente Aniello Papa è una persona super che ci coccola in ogni modo possibile e vogliamo per la prima volta superare l'ostacolo della semifinale, che loro mi sembra che non ci siano ancora mai riusciti. Entreremo nella storia dell'Altino se domenica riuscissimo a vincere. Certo, io sottolineavo il fatto che non c'è provincia di Chieti o Pescara o Teramo o altro, è un'intera regione che viene veramente saltata dalla vostra, che potrebbe essere una vera e propria impresa qualora arrivaste intanto in finale. E a proposito, vediamoci il risultato, ma anche il prossimo turno, così togliamo dai piedi la semifinale perché vogliamo parlare solo di finale, ma insomma scaramanticamente lo facciamo con prudenza. E allora, questa è gara 1 della semifinale, playoff andata. Imola, Altino, Tenaglia 0-3 con i parziali da brivido i primi due a 23 a 23 e poi tutto semplice nella terza frazione conclusa a 17. Il prossimo turno vi vedrà impegnate, ci vedrà impegnati perché ci sarò pure io, inevitabilmente a Francavilla, Valle Anzuca, il palazzetto di Valle Anzuca alle 18.30 di domenica prossima 6 giugno, naturalmente gara di ritorno contro l'Imola, e bisognerà vincere e passereste il turno, va detto, anche se doveste perdere, tocchiamo ferro, per 2-3. Tocchiamo ferro fino a un certo punto perché l'importante intanto è arrivare in finale, così io è non il regolamento. Sono molto brava con i calcoli, quindi mi stai dicendo tutto tu, però sì. Comunque noi proveremo a vincere nel miglior modo possibile, perché poi questi set qua conta ogni punto, ogni set, cioè per classificarci nella fase, a basket si dice orologio, però alla fase finale della classifica da 14 dobbiamo vincere al meglio possibile per classificarci prime e poi incontrare le squadre che hanno fatto un po' più fatica in semifinale, capito? Quindi conta ogni punto. Noi vogliamo vincere 3-0 anche il ritorno, cioè l'intenzione è quella, ce la metteremo tutta. Monica, c'è anche il particolare non trascurabile che vincendo 3-0, forse anche 3-1, avendo vinto già 3-0, dovreste incontrare nella finale una squadra, diciamo, meno forte rispetto alle altre, sì. Che è arrivata in finale faticando un po', al contrario di voi, che dovreste appunto vincere 3-0. Sì, che poi qui di squadre che non sono forti non ce ne sono, semplicemente certo, quelle che hanno fatto un po' più fatica meno forte. In semifinale. Mm. Per questo che ho detto meno forte delle altre, perché vorrebbe sì, dire sì, comunque sì. Qualche pezzo per strada lo ha perso. Allora, approfitto anche per salutare chi vi ha seguito anche in trasferta Imola, un telecronista bravissimo, sta rubando il mestiere, non va bene così. Ivano. Esatto, ex bravo arbitro e ora bravo collega, e lui, cioè Ivano Donatelli, un abbraccio e naturalmente sì, porta anche bene, quindi tenetevelo stretto. Allora, torniamo alla partita, abbiamo tempo per sviscerare tutto quello che è stato, stiamo rivedendo alcune immagini proprio grazie a Ivano e abbiamo selezionato soprattutto le parti finali dei primi due set, anche qui ringrazio Roberto Scaricaciottoli, dove tra l'altro si vedrà, non so se riuscite a vederla anche a volo così, quello che è successo nel primo e nel secondo set in maniera praticamente identica. Vuoi raccontarlo tu, Monica? Che cosa è successo? È successo allora, io riparto da questo. Stavate perdendo prima 22-20 e avete sbagliato poi una battuta. Dopodiché siete andati giù 23-21. Avete sbagliato un'altra battuta, però da quel momento in poi è entrata in scena una certa Lestini. Vai. Sì, però io diciamo sposterei l'attenzione più sull'entrata in scena una certa Deborah Olleia, che è entrata in battuta, ha fatto due battute pazzesche, ci ha permesso di fare un buon contrattacco e di giocare in maniera più semplice la fase di difesa e quindi ci ha permesso di contrattaccare bene per poi chiudere con un ace il primo set, quindi l'ingresso dalla panchina di Deborah Olleia è stato fondamentale e questo credo che faccia capire quanto il nostro gruppo sia unito e che comunque qui tutte sono importanti. Nel senso, dalla panchina si fanno tutte trovare pronte e secondo me il primo set, se non ci fosse stata Deborah, avremmo fatto
molta più fatica. Quindi volevo dare merito, tra l'altro giovanissima, 2001 se non erro, quindi sì, volevo dare merito alla mia compagna. Fai bene a farlo, mi hai preceduto perché ne avrei parlato io, complimenti anche a Deborah, perché tra l'altro è anche molto fredda, perché non è facile entrare in non momento è facile così, entrare sui punteggi. Perché è stata una mossa del mister D'Amico, che è stato presente qui la settimana scorsa, se tu hai seguito la puntata. E certamente è stata brava, poi è effervescente, una ragazza piena di brio, di vitalità e non ha paura di niente, a tal punto che, come hai ricordato giustamente tu, ha realizzato l'ultimo punto, quello dell'ace, con questa mossa vincente del mister, che ha avuto anche il coraggio di inserirla così da un momento all'altro. Però prima di arrivare al 25esimo punto c'è stata una certa Monica, non so se la conosci, che ha ribaltato tutto, perché avete fatto un 4-0 decisivo da 23-21 a 23-25. Naturalmente contro avevate una squadra molto giovane che si fa impressionare da certe qualità anche, diciamo, di marpioneria della stessa presente qui ospite Monica Lestini, perché è stata bravissima. Prima hai messo dentro un pallonetto delizioso, poi un muro a uno, se ricordo bene, vincente. Sì, il muro sulla fast è il mio preferito. Quindi... Il muro sulla fast, ce ne siamo accorti che ne hai fatti due o tre di muri vincenti, così sì. Perché hai un tempismo perfetto, sei stata brava. Ed è molto importante, perché se fermi la fast smonti l'avversario. È così? Sì, assolutamente sì, anche perché possiamo permetterci di andare un po' più a cuor leggero, a raddoppiare in quattro, magari. No, ma proprio mi piace, è un fondamentale tecnico il muro sulla fast, che proprio mi dà gusto farlo, quindi è stato facile. E riguardo alla marpioneria, cioè, ho imparato fin da giovane, quando giocavo a 13 anni in Serie C al Pescara 3, io mi ispiravo molto a Francesca Di Carlo, che mi ha insegnato tutti i colpi più zezzoni che io abbia mai conosciuto, tipo il money out sul muro fatto col pallonetto. Ovviamente proprio sono totalmente ispirata a lei. Che saluto, colgo l'occasione per salutare Francesca. Monica, approfitto, apro una parentesi, siccome hai citato un'altra società, in quante squadre abruzzesi sei stata? Certamente Chieti e Teramo sono state le ultime due esperienze prima di Altino, ma in precedenza? Solo il Pescara 3, perché poi a 14 anni sono andata a Roma. Quattro società abruzzesi hai assaggiato in diverse zone della nostra regione. Però approfittiamo anche per ricordare la tua precedente carriera, perché sei arrivata ad alti livelli. Vogliamo dirci, vuole dire qualcosa anche per chi magari ti conosce di meno? Sì, allora io sono andata a 15 anni a giocare a Roma nel settore giovanile del Vollerò. Ho giocato subito il primo anno in B2, poi due anni in B1 e ho fatto la trafila delle nazionali giovanili. Cioè, ho fatto due anni in nazionale pre-juniores, in giro per il mondo, ho vinto un argento europeo. E poi dopo quell'esperienza purtroppo ho avuto un brutto infortunio al ginocchio che mi ha costretto a stare ferma un anno e poi sono andata a Pesaro in A1 direttamente, dove mi hanno, diciamo, aiutato anche a recuperare l'infortunio. Poi è venuta Sala Consilina, poi è venuta Urbino in A1, ho fatto Sala Consilina in A2, Urbino in A1 e poi due anni in nazionale di beach volley in giro per il mondo e poi sono ritornata a Palmi in A2. E dopo Palmi ho deciso di prendermi un po' di anni sabbatici, nel senso che avevo bisogno di riprendermi un pochino emotivamente e fisicamente, quindi sono scesa a giocare in B2, mi sono a Messina, tra l'altro un'ottima società, il presidente è una persona squisita, sono scesa di categoria, mi sono concentrata di più sullo studio, poi è venuta Santa Teresa in B1 dove abbiamo sperato la promozione, peccato che a metà anno siano successi un po' di patatrac e quindi non ce l'abbiamo fatta e poi c'è stata Chieti. Ciao a tutti. Sì, negli ultimi anni ne abbiamo parlato. Come ho detto a Saveriano l'altra settimana, Francesca, anche tu sembra che abbia 90-100 anni, ma in realtà non è così. No, ma io lo dico sempre. Giovanissima. Io lo dico sempre, perché a livello fisico ho sempre mille dolori e tu mi dici, ma c'hai 27 anni, ragazzi, io gioco dal 98, cioè avrò 27 anni, ma comunque ho 20 anni di pallavolo sulle ginocchia, come se ne avessi 40. Eh sì, io facevo tre sport insieme, basket, pallavolo e tennis. E quindi poi Giovanni arrivò a Iale e mi sequestrò dal basket, quindi mi ha detto vieni a provare pallavolo e sì.
Allora riprendo. Ma poi mi ero, tra l'altro, un attimo mi ero dimenticata perché a quest'estate avevo ricominciato, ho firmato a Pesarina 2, poi per motivi personali ho rescisso, però sono molto contenta perché la mia squadra è andata in A1, è stata promossa, quindi volevo fare anche i complimenti alle mie compagne, ex compagne di Pesaro. Anche abbiamo condiviso un breve cammino, però le volevo salutare. Fatto bene, è giusto anche ricordare le tue ex colleghe e le tue ex compagne di squadra. Abbiamo azzeccato nel titolo, chi la ferma la Lestini? Vabbè, in tutti i sensi. Allora, Monica, dopo la carriera che hai ripercorso con me qui in trasmissione, siccome questa puntata la vedranno le tue amiche, quando tornerai ad allenarti ti chiederanno l'autografo. Chi? Le tue compagne di squadra, dopo tutta questa carriera che hai rispolverato. In tutta questa carriera però non ho nemmeno fatto una promozione ancora, quindi ancora bene. C'è da pedalare. Questa la dovevi dire a Papa, giustamente, gliel'hai detto che non avevi mai ottenuto una promozione, quindi c'è sempre una prima volta. In cielo sta. Giusto? C'è sempre una prima volta, chissà. Appunto. Torniamo alla partita, tu in questo primo set hai trascinato insieme con Marica, che ha giocato benissimo come sempre, hai realizzato 6 punti nel primo set. Mm-hmm. Nel secondo set, sul 22-21, il 21esimo punto l'hai fatto tu perché eravate parallelamente alla prima frazione, anche lì 22-20. Poi 22-21 con un tuo punto, poi qui c'è stata entrata Sissi, che tra l'altro conosci benissimo anche per motivi familiari, tra virgolette. E a proposito, come sta? Sta sempre meglio perché... Insomma, sì, è tornata in forma, piano piano. La vogliamo vedere in campo, Silvia. Piano piano recupererà tutto. Certo, non è stata fortunata in questi ultimi tempi. No, la Longobardi ha vergato il 22esimo punto, stavate 23-22 e poi 23-23, 23-24, 23-25 portano le tre firme tue. Prima di nuovo un pallonetto, poi di nuovo un muro vincente e ha concluso con una bellissima schiacciata imprendibile. Te la ricordi queste fasi, no? Sì, su un'alzata, su un'azione molto rocambolesca in cui Francesca ha fatto un'alzata spettacolare che mi ha permesso proprio di attaccare sopra il muro e quindi è stato un bellissimo punto. Sicuramente mi sembra fosse una difesona di Beatrice, e quindi sì, una difesa di Beatrice e una bella alzata di Fra. E abbiamo chiuso il set così. Senza storia il terzo, 8-1, poi 10-2, via via, fino a 25-17, un lieve recupero delle ragazze imolesi. E a proposito di questa formazione, il presidente mi ha detto per telefono, io comunque ho paura, perché è una gran bella squadra, temibile fino in fondo. Poi le ragazze, le giovani si esaltano quando le cose stanno andando bene, così come si deprimono al contrario quando le cose non vanno. Monica, voi che cosa ne pensate? Voi, diciamo, come gruppo squadra? Io dico rispetto per tutti, paura di nessuno. Io paura non ne ho, nel senso, sicuramente quando è finita la prima partita ho festeggiato il giusto, però mi sentivo... Cioè già con la testa a domenica, perché comunque sarà dura, cioè loro non verranno assolutamente qui con l'idea di aver già perso, quindi noi dobbiamo essere ancora più ciniche e cattive per cercare di strappare intanto il pass, conquistando i primi 2 set, e poi una volta vinti i 2 set cercare di fare ancora meglio, però intanto con la sicurezza della vittoria uno magari gioca anche un pochino più a mente sgombra, quindi intanto i primi 2 set per strappare il pass e poi si vede, e poi continueremo a spingere. Cosa temete di più? Anche l'ottima difesa di una squadra che difficilmente fa cadere il pallone a terra? Più che altro il gioco veloce, cioè un gioco molto spinto della palleggiatrice, sì. Quindi noi non avevamo mai incontrato una squadra con queste caratteristiche, ci stiamo adeguando, devo dire, ci stiamo adeguando bene. Alla fine, per quanto riguarda la difesa, penso che siamo più o meno lì, cioè siamo due squadre che raccolgono di tutto, quindi siamo abituate anche in allenamento alla fine ad azioni lunghissime, non è tanto quello, è più il gioco veloce che ci fa nuova per noi. Sì, sono temibili, come sicuramente sai, la Bughignoli e la Lodi, che hanno realizzato tra l'altro 14 punti a testa, la Melandri con un 64% in attacco con 8 punti, come tu sai. Delle vostre invece la Longobardi 18 punti, Marica sempre molto brava, con 2 ace, 35% in attacco e 2 muri punto.
Non è stata la migliore giornata della Meniconi in attacco, però ha realizzato 4 punti con 2 ace, bene in ricezione, 73-40, perché conosciamo benissimo le qualità di Beatrice, che sicuramente in casa è una giocatrice che rende moltissimo, e Beatrice farà un partitone, te lo dico io, ti metto la firma in anticipo. 4 punti anche per Martina Spicocchi, 6 punti per la Zingoni con un ace e un muro vincente. Bene come sempre la solita Alessia Mastrilli, 64-36 in ricezione, poi il punticino di cui abbiamo ricordato prima la caratteristica da parte di Deborah Olleia, cioè un ace, un punto anche per Francesca Saveriano, che saluto perché è stata qui l'altra settimana. Per quanto riguarda te, sei stata la migliore realizzatrice con 19 punti, 62-25 in ricezione, 38% in attacco, ma anche 3 muri punto che non sono da sottovalutare. Ricezione non è andata assolutamente male, 66-31, bene anche loro, 59-26, l'attacco più o meno si equivale sui 33-35, 7 errori in battuta di tutte e due le squadre, però voi 6 ace contro 1 e ben 6 muri punto contro i 3 della formazione dell'Imola. Questi i dati tecnici. Per quanto riguarda invece la prossima gara, allora, voi siete capaci anche di trovare una concentrazione estrema sin dall'inizio, però avete qualche momento di calo, ne abbiamo parlato anche con Luca, succede un po' a tutte le squadre, per carità, poi prendete consapevolezza della vostra forza e siete capaci di ribaltare, come è successo appunto a Imola. È una mia sensazione oppure effettivamente è così? No, vabbè, ma penso che comunque arrivati a questo punto della stagione siamo tutti un po' stanche e quindi mantenere la concentrazione è difficile, però comunque ci stiamo riuscendo abbastanza bene. Finché sono piccoli cali, sono piccole oscillazioni, secondo me rientrano nella normalità. L'importante è non avere dei passaggi a vuoto troppo lunghi, insomma. Siamo state anche brave a recuperare, nonostante i momenti bui che abbiamo avuto, si è spenta un attimo la luce, ma poi siamo tornate sul pezzo abbastanza in fretta. Monica, raramente il presidente a fine partita mi ha confessato di essere felice. Dopo Imola lo ha fatto invece e mi ha detto per telefono: sono veramente felice. Cosa ha detto a voi a fine gara? No, pure ci ha portato a mangiare la pizza, devo essere onesta, ci ha fatto mangiare la pizza per premiarci e poi siamo ripartite in vista di Pescara, si era molto contento e speriamo di renderlo contento anche domenica. Avete cantato anche in pullman? In pullman diciamo che ha preso il sopravvento la stanchezza. La stanchezza, ci credo. Vabbè, lo farete magari nella prossima tornata. Vi ricordo che si giocherà non soltanto domenica prossima gara 2, ma poi per quanto riguarda le finali, le successive 2 domeniche, dovrebbe essere così, 13 e 20 da calendario, e lì si deciderà poi chi passerà nella serie A2 femminile, e 12 le finaliste, se non dico una sciocchezza, 6 delle quali saranno promosse. Dovrebbe essere esatto, così. Sì. Bene. Allora Monica, per un attimo ti faccio riposare e poi ti coinvolgerò proprio nel rush finale, perché voglio sentire il programma, che invece ha un'altra formazione abruzzese che è stata inopinatamente e sciaguratamente, non è colpa vostra, eliminata dopo che eravate sicuri di passare alla seconda fase, invece è arrivato un regolamento modificato all'ultimo momento, Giovanni, che ha fatto arrabbiare tanto e a buona ragione anche lo stesso Bruno Mazzuccato. E siete stati eliminati così, peccato, perché eravate in una fase di crescita, tra l'altro, in quel momento. Parlo sì, certo, ci hanno fermato in un momento, insomma, di crescita notevole la nostra squadra, anche con l'inserimento di una ragazza, Silvia Montanaro, che ci ha dato un po' di ordine al centro. Come no, certo, ha dato un bel contributo, certo. Sì, ci ha dato un po' di un contributo di esperienza, perché noi insomma abbiamo 2 ragazze giovani, molto giovani, tutte under al centro, che insomma ci mancava questo tocco di esperienza, dobbiamo ringraziarla perché veramente ci ha fatto fare un salto di qualità. E infatti da quando è arrivata lei non abbiamo mai perso. Poi purtroppo quest'anno il regolamento è stato un po' balordo, il Covid ha un po' condizionato tutto, abbiamo giocato poche partite, è stato un vero peccato. Però ormai insomma è andato meglio, insomma potevamo anche non giocare per niente perché il Covid ha condizionato un po' tutti quanti, quindi ci dobbiamo accontentare. Speriamo di fare meglio l'anno prossimo.
Vi dico che abbiamo riconfermato la direzione tecnica a Bruno Mazzuccato, farà il tecnico anche per l'anno prossimo, e siamo già al lavoro per insomma allestire una squadra di B2 competitiva, insomma, ecco. Tutto ci sono qua. Già delle conferme a parte Bruno delle ragazze, qualche conferma ce la puoi anticipare oppure ancora tutto in alto mare? Stiamo lavorando per non fare nomi, va bene, ho capito, eh. No, al momento non posso fare nomi perché non abbiamo ancora, insomma, le certezze per darvi delle conferme, però insomma lavoreremo una, per niente la capitana, niente, nessuno. Sì, la capitana riconfermata, adesso non è ancora ufficiale, dobbiamo un attimo vedere, però penso che Carla rimanga con noi, adesso vedremo, non posso ancora esprimermi perché non abbiamo ancora preso accordi ben definiti, però adesso settimana prossima, settimana quell'altra sono momenti, insomma, in cui dovremmo chiudere alcuni discorsi aperti. E certamente la nostra squadra è molto... Carla Ronzitti. Appunto, dillo, no. Ormai sono 3 anni che sta con noi, insomma, speriamo di riconfermarla. Da parte nostra c'è intenzione, ecco, adesso dobbiamo vedere un attimo un po' lei, ma penso di sì, insomma, adesso vediamo un attimo. Però niente, siamo ottimisti perché vogliamo fare bene anche l'anno prossimo, speriamo di avere un bel campionato, un campionato regolare, e speriamo che questo Covid, insomma, ci abbandoni, ecco. Bruno ha trascritto quello che hai detto, una squadra competitiva, quindi Bruno, ti raccomando, vedi un po' che devi fare, perché il nostro dirigente quasi presidente, anche se non... Bruno è anche molto esigente sotto questo punto di vista, quindi diciamo, vuole allestire una squadra interessante. Anche noi insomma, abbiamo questa intenzione di fare meglio, insomma, di migliorarci. A parte abbiamo delle grosse ragazze, insomma, grosse nel senso giovani ragazze che hanno dei grossi margini di miglioramento, ecco, quindi confidiamo anche in questo, insomma, ecco. Allora, con te vediamo adesso 2-3 locandine prima di seguire la Serie C e di concludere con Monica, perché c'è un Open Day nell'immediato. Parlacene in un secondo. Ecco, sì, noi domenica prossima faremo un Open Day, lo stabilimento Calypso, per inaugurare la stagione estiva per il Summer Camp, che è un camp giornaliero per i bambini un po' più piccoli, da 4 anni a 10 anni. E poi ci sarà il National Volley Camp per quanto riguarda i più grandicelli a Tagliacozzo, dal 19 al 25 luglio, e poi i corsi di beach volley come abbiamo sempre fatto e facciamo già da anni, insomma, sia per le nostre ragazze, anche per tutti i nuovi che vogliono avvicinarsi alla pallavolo e vogliono fare un'esperienza diversa, vogliono, insomma, provare. E così. Noi con Calypso ormai abbiamo una tradizione, ormai sono quasi 4 anni che operiamo in questo stabilimento, e la nostra attività giovanile insomma è lì stabilmente fissa, e ci proponiamo di andare avanti. Poi abbiamo due, diciamo, collaborazioni con Lega Ambiente e con il WWF, ci daranno un aiuto per quanto riguarda il Summer Camp per i laboratori per i più piccoli, ecco. Niente, questa è la stagione, diciamo, estiva. Per chi si volesse mettere in contatto con voi, credo che ci sia un indirizzo di posta elettronica. Di posta elettronica, poi ci sono i cellulari dove possiamo prendere qualsiasi informazione. Anche domenica saremo lì apposta per dare tutte le informazioni possibili, far provare anche alcune cose, alcune attività, tipo il mini beach volley. Anche di età rappresentate, come vediamo, 4, 5 anni, 6, 8, 9, 12. Come vedete dalla locandina. Sì, sono le 3 fasce dove noi abbiamo intenzione di fare 3 gruppi, il gruppo dei più piccoli dove faremo attività motoria più che altro, da 6 a 8 cominciamo a fare mini beach volley, da 9 a 12 insomma, cominciamo poi a dare i primi cenni di beach volley per i ragazzini e le ragazzine che vogliono provare, più saranno anche le nostre, comunque anche le nostre faranno i corsi pomeridiani, che fanno, insomma, faranno i tornei, faranno l'attività anche agonistica in spiaggia. Allora, siccome tu sei un ottimo dirigente da sempre, ma un pessimo comunicatore, ti sostituisco e ricordo che c'è chi è interessato, c'è lì l'indirizzo info@volleypescara3.it, quindi ripeto, info@volleypescara3.it. Comunque anche sul nostro sito, alla sezione corsi, alla sezione camp, ci sono tutte le informazioni. Pescara Volley 3? Cosa deve cercare? Volley Pescara 3.
a Volley Pescara 3. VolleyPescara3.it. Ecco, VolleyPescara3.it. Non qual è il tuo sito, se non glielo dici come fa? Volley Pescara 3. E lì si trovano tutte le informazioni. Volley Pescara 3 è il sito dove si possono prendere tutte le informazioni volley. Si possono scaricare anche i moduli, si possono scaricare gli listini prezzi, si può scaricare tutto, i modi di iscrizione, tutto quello che serve per poter partecipare ai corsi di mini beach, al summer camp, al national volley camp e ai vari adesso tornei, manifestazioni che organizzeremo lì al mare. Camp, vi ricordo, semplicemente vuol dire campo, campo estivo, diciamo in italiano che è più facile. Beh, allora, campo estivo è diciamo la versione inglese di colonia estiva, se la vogliamo chiamare, sì, poi sì, noi l'abbiamo un po' trasformata. Parliamo come la vacanza basta, sportiva. Basta così, va bene così, difendiamo la nostra lingua che è così ricca e bella. E allora, noi passiamo adesso al Serie C per poi ritornare a Monica, vediamo il quadro dei risultati della C maschile, campionato di la parte finale, siamo ormai agli sgoccioli, campionato di Serie C maschile per il settore promozione, quarta giornata, Termoli Campobasso si giocherà il 5 giugno prossimo, Teate Montesilvano 1-3. E ha riposato la Sia Cortona, è molto importante questa gara per il Campobasso non disputata, in caso di successo sul Termoli sarebbe promosso direttamente a spese del Montesilvano, proprio l'ultima ci sarà Montesilvano-Campobasso. La classifica vede al comando proprio i molisani con una gara in meno però a 18 punti, proprio quella che deve recuperare nel derbissimo col Termoli, a 17 Montesilvano, Termoli 10, Teate 6, Sia Cortona 0 punti. Si conclude anche la classificazione, il torneo di classificazione di C maschile con questo risultato della terza giornata, Teramo Torrione L'Aquila 0-3, riposato l'Avezzano, per cui Torrione chiude a 12 punti, sesto posto in classifica, naturalmente queste tre squadre giocheranno la Serie C il prossimo anno, sesto posto per il Torrione L'Aquila, settimo posto per il Teramo con 6 punti e poi l'ottavo posto chiude l'Avezzano a quota 0, Leoni Avezzano per essere precisi. Passiamo alla femminile, qui siamo ancora in corsa, poi le prime due di ogni girone andranno alla finale, ve lo ricordo, C femminile girone A, anche se ormai i giochi sono praticamente fatti, quasi fatti completamente nei due gironi. Dunque, tredicesima giornata nel girone A, Cussaquila Torricella Sicura 3-1, Pratola Montorio 3-0, Giulianova Montesilvano 0-3, ha riposato in Nereto, che però ha giocato un recupero col Pratola ed ha vinto 3-0 la squadra di Orsatti. Un servizio che vedremo la settimana prossima, tra l'altro ve l'anticipo. Montesilvano 30 punti in classifica, Nereto 27, quindi le prime due già passano, a 18 il Pratola, a 16 il Cussaquila, 12 Giulianova, 7 punti per Torricella, Sicura e Montorio. Passiamo al girone B, sempre tredicesima giornata, Junior Ortona batte Chieti 3-0, Campobasso d'Annunziana era l'anticipo, già si era giocata 0-3, Penne Cepagatti 1-3, riposato il Loco, però Loco d'Annunziana si è giocata e vi daremo fra un attimo le immagini del servizio, era un recupero, la gara si è conclusa sull'1-3 tra Loco e d'Annunziana, questa è la classifica giornata, Cepagatti 30, D'Annunziana 24, Loco Volley 20, Junior Ortona 16, Chieti 8, Penne 4, Campobasso 3. Io ringrazio Valentina Di Clemente per le interviste di fine gara ai due allenatori per la gara Loco D'Annunziana con gli allenatori Di Tommaso e Longobardo che sentirete fra un attimo. Ringrazio anche per la parte tecnica Carlo e Fabio Di Blasio. Mister, allora innanzitutto complimenti per la sua squadra, una bellissima vittoria e lascio a lei la parola. Ah, è stata una vittoria importante, anche giocando abbastanza bene, sicuramente favoriti dall'infortunio della loro schiacciatrice pilone subito inizio gara, che è un elemento di indubbio valore in questa categoria e ha reso le cose leggermente più facili. Onore però alle ragazze che hanno comunque disputato un buon match, credo che sia stata anche una partita divertente, avvincente fino all'ultimo. Coach, partita sfortunata per le padrone di casa, sicuramente determinante l'infortunio di Pilone, ma che dire? Lasciamole la parola. Beh, diciamo che hai detto tutto tu, nel senso hai fatto una sintesi reale delle cose, cioè loro hanno sicuramente meritato di vincere la partita senza ombra di dubbio. Certo è che forse con Daniela, con l'esperienza di Daniela, perché poi
quello forse potevamo avere in più rispetto a loro, è mancato da subito e quindi non è stato poi facile riconfermare il secondo set quanto fatto di buono, e poi insomma alla lunga loro sono uscite e devo dire che le qualità tecniche e fisiche di una squadra giovane ben messa in campo alla fine ha pagato, insomma hanno meritato pienamente la vittoria, da così. Bene, chiudiamo noi, ringrazio Giovanni Mariotti, non è altro da aggiungere, siamo veramente in conclusione. Giovanni, tutto a posto? Sì, tutto a posto, però devo fare un in bocca al lupo a Monica e all'Altino. Crepillupo. Esatto, era quello che volevo sentirti dire, perciò ti ho detto tutto a posto, giusto chiudere così? Forza Monica e forza Altino, Forza. Grazie. Altino senz'altro. Monica, l'ultima battuta velocissima, un messaggio per il tuo presidente e uno anche per Luca D'Amico, il tuo allenatore. Niente, messaggio dai, anticipato. Lo sanno già che vuol dire dai, quindi mi capiranno. Lo sanno già, lo capiranno. Lo capiranno anche e soprattutto le tue compagne di squadra, a cui auguriamo un in bocca al lupo grande così. Grazie a Monica Lestini, grazie a Giovanni Mariotti, grazie a te. Karim, ciao a Karim per la parte tecnica e a Maurizio Daguì. Appuntamento per il numero 17 mercoledì prossimo. Grazie e buonanotte. Questo programma è stato offerto da Abba Luxury Estate.